solo, forse siamo un canale tipo di concentrazione, molto probabilmente anche la stanchezza, perché l'ultima partita, prima delle vacanze di Natale, noi ci abbiamo messo a tutto. L'importante è portare a casa questa vittoria, sicuramente. Per noi questa vittoria era importantissima, infatti ci serviva per staccarci dalle ultime due e aggrapparci a Eppan e Pressano. Il campionato è ancora lungo, dobbiamo essere sicuramente consapevoli delle nostre potenzialità, perché abbiamo visto che possiamo giocarcela con tutti, con Pressano fuori casa, Bolzano fuori casa. Il campionato è ancora lungo e possiamo dimostrare sicuramente le nostre potenzialità. Come ti trovi a Malo e come vedi lo sviluppo del campionato di questa squadra, una squadra molto giovane? No, qui mi trovo benissimo con l'allenatore, i compagni. Mi hanno subito aiutato dall'inizio a integrarmi, non ci sono stati problemi. Per me è molto importante perché sto giocando dall'inizio tutte le partite e mi serviva giocare e fare esperienza. Sta andando molto bene, mentre con il Malo stiamo crescendo, come ho detto, stiamo crescendo partita dopo partita e si vede anche in campo. Ho detto, il campionato è lungo e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Sicuramente possiamo fare sicuramente bene. Quel gap iniziale ce lo siamo portati fino al secondo tempo, è stata dura rimontare 6-7 gol del primo tempo e appunto quando siamo arrivati al 25 pari ci è mancato quel qualcosa per portare a casa la partita. Era importante per noi e niente, abbiamo vacanze, poi con Appiano ce la giocheremo con Bressanone. Sicuramente adesso loro hanno mano, hanno anche gli scontri diretti a favore, quindi sarà difficile superarli in classifica, però come ho detto possiamo giocarcela con Bressanone, con Appiano, quindi in teoria ce l'abbiamo ancora 6 o 9 punti da portare a casa e poi ce la vediamo al play out, speriamo di salvarci prima delle ultime giornate.